Ciao a tutti, eccoci qui, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Carrieri. Ciao a tutti, invece con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene. Vedo funghi? Sì, un bel po' di funghi. Abbiamo vedo. Champignon, gallinacci, pleurotus, qualche porcino, chiodino. Un bel misto. Insomma, funghi. Un misto più funghi. Se ne ha. Più ne mette, più buone so. Bene, lo facciamo a mo' di zuppa e andremo a condire un misto corto di pasta. Va bene? Sì. Gli ingredienti sono pasta mista, funghi misti, la base lo facciamo con il cipollotto, sedano, carota e peperone. Ok. E olio extravergine di oliva, non può mai mancare. Certo. Ok. Se no come proseguiamo con il... Magari se si poteva cucinare senza olio. Il procedimento. Però l'olio ci vuole. E poi cucinare col burro? Qualunque cosa bisogna cucinare. Dobbiamo cucinare per forza. Ok, tagliamo il nostro cipollotto. Pezzi. Ah, il rumore che ti piace sentire sempre. Il rumore che piace a lui, Molto. Da lì. Ok, mettiamo del sedano. Dei pezzi di peperone. Che con i funghi si sposa molto bene, e qualche carota. E poi si divorziano? Eh? Hai detto che si sposa bene, e poi si divorziano? Scusate, io devo scherzare con lui, Se divorziano non saranno nei primi e negli ultimi. Abbiamo la nostra carota. Prendi la tua bacchetta magica. La mia bacchetta ormai, devo girare. Senza farla saltare. Mettiamo un po' di sale. Possiamo mettere qui qualche rametto di timo. No. Sfruttiamo le nostre belle piantine che abbiamo. L'orticello? Ornamento, l'orticello. Ma anche un po' di salvia se vogliamo. Ecco qua. Profumo il timo. Salve Timo, con i funghi ci sta benissimo. Senti? Già come comincia? Si sente. Abbiamo i nostri funghi. Mettiamo un attimo qui. Sembrano tanti, adesso si. Sì, poi il fungo si stringe, perde l'acqua. Perde l'acqua, farà il suo brodo, una parte, un terzo lo frulleremo per dare quella cremosità e condire la pasta. Finiamo di mettere un altro po' di sale. Possiamo alzare anche il calore. In questo caso una grattatina di pepe ci può star bene. Facoltativo pure, vero? Facoltativo, il pepe è sempre facoltativo. Guarda che bei colori abbiamo. La carota, il sedano. Sì, poi i vari colori, i vari colori dei funghi. Infatti sente un profumo. Già si sente il profumo. Anche delle erbette che abbiamo messo, no? Come spezie. Il timo e la salvia. Caliamo la nostra pasta. La pasta mista. Sì. Insomma, possiamo mettere anche dei tubettini, a volte. Vabbè, uno a piacere, quella che gli piace di però più. Sempre comunque pasta per minestra. Sì. Ok, giro con questa. Attendiamo che i funghi cucinano, frulliamo un terzo e condiamo il tutto. Ecco qui, Antonella, i nostri funghi sono profumo. Ben mi sono imparato pure io cucinati, a fare si sono abbassati, hanno scaricato un po' di acqua e si sono la metà cucinati. Sono diventati 6-7 minuti. Passo un mestolo? Sì. A me piace sempre frullarne una parte per rendere il piatto più cremoso. Già sì, è più buono c'è una comunque parte cremosa, però vi sto dandogli una piccola frullatina. Sempre buona. Mi piacciono le cose cremose, si è capito, no? Ormai abbiamo capito. Il nostro chef piace le cose cremose. Sì, perché alla fine è più appetibile. È vero, sì. Per quanto riguarda me, poi. No, è vero, è vero.
ecco qua, andiamo. Si amalgama pure bene con la pasta. Infatti. Va bene. Adesso andiamo a scolare. La pasta? Pasta. Ma già la posso scolare, la metto là? Sì, vai. Scola. Ben sgocciolata e andiamo ad amalgamare, vai. Almeno faccio qualche cosa. Se no mi fai solo mangiare. Ok, abbiamo finito. Basta? Basta. Amalgamiamo bene, lasciamo insaporire qualche minuto, vedi come tende più. Ma volendo qua un peperoncino piccante ci sta bene? Perché no? Dipende. Perché sai, la pasta mista, i funghi misti. Sì, a chi piace lo può mettere anche dall'inizio. Mettiamo un filo d'olio extravergine oliva. Lasciamo ancora insaporire un po' sul calore moderato. È bella, si è amalgamata tutta e andiamo a servirla. Un piatto fondo. Guarda che bel gioco di colori. Sì, sì, bello. Ecco. Irroriamo con un filo d'olio extravergine oliva. Il nostro piatto è pronto. È pronto. Per essere gustato. Augurandovi che questa ricetta vi sia piaciuta, vi salutiamo. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.